Buonasera a tutti e benvenuti, bentornati in un nuovissimo video che è da un pelino che forse non ne porto. Ma oggi sono tornato con un video su Minecraft. Vi chiederete perché non porti una tua serie che sei abituata a portare, mi piace. Devo portarle, lo sa, devo portarle, lo so, non me lo ricordate sempre che lo sa, me l'avete scritto anche nel gruppo di Telegram e non ve cago, ma se hanno fatto cosa dovete abituare. E che cosa voglio fare oggi? Che sono la schermata principale di Minecraft. Niente, è già tanto che lo volevo fare, me l'hanno chiesto anche qualcheduno, allora lo faccio. Voglio portare una mini qualcosa in vanilla, così, tanto per cazzeggio tra di noi. Tanto per cazzeggio. Allora, iniziamo subito andando che ci siamo. Mordolo creiamo. Facciamo. Non ho un nome, quindi facciamo. Vanilla Official, perché fa figo. Data survival, l'altra opzione non ce la mettiamo, però mai fa figa. No, cesta iniziale non ce la voglio perché voglio essere preciso. E ho i cheat non ci vanno, le strutture vabbè ovviamente sì. E niente, creiamo il nuovo mondo. Creiamo il nuovo mondo così. Niente, volevo portarvi qualche cosa. Voi vi chiederete perché non porto più video? Non lo so neanche io onestamente. Cioè devo trovare la voglia, mi è passata un po' la voglia. Allora anche, possiamo portare una vanilla è un modo anche portare un po' di video un po' stazionari, mettiamola così. Ok, ci ha sputato fuori proprio, eccoci qua. Ah, è bellino. Ah, è bellino sto mondino. Poi è una prateria, mi piacciono le praterie, mi piacciono le praterie. Niente, non lo so esattamente cosa fa. Cosa c'è qua? Oddio, un buco che porta verso la fine del mondo. Oddio, c'è l'oscurità in questo buco. Ma che è? Vabbè. È un buco così. Me lo ricorderò per tutta la vita. Dovrò tornarci in questo buco, assolutamente. Niente, che cosa si fa all'inizio? Che da un pezzo che non inizia una nuova avventura su Minecraft. Però la cosa ci sono gli autosalti inseriti che non mi piace. Ok, torni. Allora, cosa facciamo? Ah, sì, ma devo pigliare legname. Ma sinceramente non lo so cosa portarvici qua. Cosa fare, come strutturarla. Ce ne sono già tanti di serie vanilla, ovviamente non so cosa fare all'inizio. Proprio ho iniziato un video così a random. Sono qua che non so cosa fare. Ho iniziato a fare questo video e portare qualcosa che mi poteva piacere. Siamo pecorella. Come va pecorella? Mi scusi, pecorella, forse non l'ha notato, ma aveva la faccia fusa al terreno. Forse non l'avevo notato. Va bene, io ho detto che infatti si è tolta. Andiamo un forellino. Aspetta, c'ho gli audi che mi spaccano i timpani. Passiamo un po' qualche cosina e che. Olè! Oh, molto meglio. E quindi niente, diciamo, è un modo per portarvi qualche video stazionario. Diciamola così, ogni tanto se vi piace come ve la porto, mettiamola così. Ogni tanto ve la porto così, poi decideremo insieme cosa fare. Io adesso vabbè, non ve sto neanche a dire perché l'avete visto mille volte come si fa gli attrezzi. Perché ho fatto una spada, l'inutilità di crearmi una spada. Oh, è il pickaxe. Il pickaxe mi serve molto di più perché la prima cosa che voglio fare è prendermi gli oggetti in pietra che a me il legno mi dà fastidio, me dà fastidio, non mi piace proprio. E niente, qui è vero ragazzi, avete visto del ferro, però mi serve, se non sbaglio la pietra, mi serve la pietra, non mi ricordo, proviamo, serve la pietra, sì, mi sa che serve la pietra, non sto tanto, vediamo come risalgo, tocca costruirmi una strada, hopla. E mo come. Ma io potevo andare in un posto un po' più pratico. No, dovevo buttarmi giù dal mondo per riuscire a pigliare qualcosa. Va bene, ho capito. Andiamo a sticks. E niente, voglio diciamo renderla molto. Non dire interattiva sembra una cosa troppo tecnologica. Non sono belle cose complicate. Però diciamo sì, tra virgolette, renderla interattiva molto con voi. Cioè, non mi scozza pensare. Mi scozza fare le cose. Da pigliare sto ferro che adesso mi serve. Mi scozza fare le cose a pensare. Quindi insieme decideremo il da farsi, ovvero cosa fare, come fare le cose, tutte queste cose insieme. Io sinceramente, come ho già detto, boh, sinceramente non ho un bel piano per questa serie. Mi piaceva molto ispirata un po' alla cosa lì di Peppo, Road to Diamond. Ovviamente non lo stesso scopo, ovviamente che sarebbe stato copiare, io non copio. Però mi piacerebbe strutturarla un po' così, perché come la struttura lui sinceramente mi piace molto, anche perché la sto ancora seguendo anche adesso.
Non so cosa fare. Mi piace. Perché sono venuto qua? Sì, mi farò una fornace. Mi farò una fornace. Siamo una fornace. Siamo qua. Siamo con legno. Ma non ho niente da cuocere. Ah, ecco perché ho fatto la spesa. Pecurella. Pecurella. Lei che le piace tanto andare a bugorsi nella terra. Deve capire che. Oh, non lo deve fare. Perfetto. E iniziamo a farci un po' di carne. Che può iniziare a tornarmi utile. Niente, ma adesso sto andando molto a cazzeggio, molto a cazzeggio. Non mi metto tanto a fare tante cose, a esplorare. Diciamo che sto proprio in libertà. Total liberty, proprio. Non so se dice così in inglese. Scrivetemi nei commenti se si dice così. A me mi pesa il culo pensare a come si dice realmente, però mi pesa il culo. E come è tutta la serie, sarà una serie molto soft. Sento soft, non mi ci metto sopra a studiare le osse. Ora, quando avevo portato, mi ricordo, quei mini episodi nel mio mondo in single player privato, vi erano piaciuti, avevo chiesto se volevate lo portavo, e io allora vi dissi che non lo portavo semplicemente perché non avevo tanti iscritti, è vero, allora non avevo tanti iscritti quando lo portai, quindi mi sono perso, aspetta che io parlo e faccio le cose, ma io invece perdo, cosa dovevo fare, cosa devo fare, farò anche un badile. Farò un badile perché può tornarmi utile. Va, sono uno stecchetto perfetto per fare una spada. Guarda che bravo. Ale. Ah, tu schifo. Vai schifo. Andrò a raccogliere cose nuove. Diamo un po' di ciccia perché torna utile. E sì, diciamo, mi era piaciuta come l'avevo portata quella volta lì. E allora ho deciso di fare qualche cosa. Non lo so. Adesso iniziamo proprio a cazzeggio. Guarda che carino. Rilassati, proprio relax. Perdere lì, mucca, pensavo di scappare. Mi è caduta! No, l'ho presa, l'ho presa. Non è inventata. Si era rifugiata lì da una parte. E niente, boh, io direi di fare la casa subito, ma la faccio perché mi pesa il culo. Mi pesa il culo allora nella parte subito. Ah, qui vediamo un po'. Io sono boscaiolo e quindi ora pianto. Se direte boscaiolo, in realtà la taglia è no. Io sono boscaiolo, ho il pollice verde. Ah, dai, io la ripianto la pianta dopo. C'è capito? Okay. Ah, la bistecca però mi piace la bistecca. Allora, ci vediamo un altro po' di legno. Un altro po' di legno. Cosa possiamo dire? Cosa possiamo dire? Niente. Chiedete perché? Adesso sì, è vero, sono andato a Romix. E sinceramente non mi sono messo dietro a registrare. Lo so, proprio avevo la telecamerina in mano. No, la Zenka mi avrebbe spaccato il melone in due, tra l'altro, perché non l'ho fatto. Cioè, proprio avevo qualche idea in testa, ma non l'ho fatto. Perché sono lì dopo mi sto a divertire. Non sto tanto dopo a pensare a queste cose. Cioè, sinceramente, per stavolta non ho voluto tanto farlo. È vero, l'hai potuto fare, David, perché non l'hai fatto. C'è un coglione, l'avresti fatto. Avresti fatto anche qualche bella visual. Sì. È vero. Perché è vero, tuttora. E avete ragione. Chiunque mai abbia pensato questa cosa. Avete ragione. Mi serve ancora una di lana. Mi faccio un letto. Faccio un letto. Che poi è vero, io adesso sono nella versione 1.11.2, cioè l'ultima uscita ufficiale. Ancora uno, mi faccio il letto. Ho visto che hanno aggiunto i letti colorati, però nell'ultima snapshot. Ditemi voi, volete che uso le snapshot? Io voglio quasi la prossima volta faccio già la snapshot, perché io voglio i letti colorati. Ma io voglio i letti colorati, mi piacciono i letti colorati. Ma mi faccio il letto normale. Sì, se magari un po' di legno me lo tengo, magari ci faccio un letto. Mi faccio un bel lettuccio. Letto bianco. Perché adesso il letto bianco nelle versioni vecchie, nelle versioni recentine invece sarà il letto base, sarà bianco. Quindi se io faccio un letto con la lana invece di essere rosso come abbiamo sempre visto, sarà bianco. E perché io l'unico attrezzo che mi serve perché devo prendere del legno non me lo so fatto? Mi serve un'ascia. Perché nella mia mente contorta non mi so fatto un'ascia in pietra? Si chiederà qualcuno? Non lo so manco io. Allora direi di usare questi oggettini qui che se non sbaglio dovrebbero andare. Funziona? Ah, vedi, funziona, vedi che sono furbo. E facciamo una nazia. Lasciala andare. Madonna, ho fatto un lasciala andare. Sembravo un cantante lirico. Lasciala andare. E niente. Sì, probabilmente parlerò di cose random, ma perché non mi sto a concentrare per fare un discorso sensato. Sto parlando proprio a mente libera. Non mi sono messo qui a dire, boh, vabbè, cosa facciamo adesso se parlo? Ma sto proprio parlando a cazzeggio totale. Non ne ho manco parlato. Ah, sì, in questo video, quindi oh, ce lo dice, chi lo dice paga pegno, eh.
Prometti, chi lo dice Pagapegno? Che non mi viene mica detto Pagapegno. Punto. Prima voleva dire Pagapegno. Probabilmente Senka mi scriverà sotto i commenti. Niente. Adesso voglio pure devi andare perché guarda quanto legno sto pigliando. Madonna, che devo fare? E quanta legna ho bisogno io? Va bene, ho bisogno di un po' di legna, mica tantissima. È che. Vabbè, boh, vabbè, un po' di legna l'ho pigliata. Un po' di legna l'ho pigliata. E boh, vabbè, io direi che stare qui non mi ci piace. Direi che adesso più che altro volevo le basi. Iniziamo ad avere gli oggetti essenziali. Un letto ce l'ho comunque. Un letto ce l'ho. Iniziamo un po' a esplorare un po' la zona. Questo posto mi piace. Poi c'è quel buco misterioso che mi attira particolarmente. Devo essere sincero, mi attira. Non poco, tra l'altro. Dov'è? Era qua. Dov'è il buco misterioso? Eccolo qua, il buco che porta verso l'ignoto. Guardalo qua. Non si vede, non si vede la fine. Ok, tolto sto buco, me lo devo ricordare. Me lo devo ricordare. Poi le coordinate poi si salvano nel video. Queste sono le coordinate del buco. Prima o poi ci andremo a vedere sto buco perché mi incuriosisce molto. Non ci voglio andare subito perché non mi sento ancora iniziare a scavare minerali. Cioè, non c'è bisogno. Con calma, per piacere. Pipistrello. Da quando in qua sparano i pipistrelli sulle praterie? Ah, cioè, la madocina, ma che è? Vabbè, qui che è successo? Il terremoto c'è stato. Ad un terremotone. Eccolo il pipistrello. Guardalo lì, infame. Tondo grillo. E niente, niente. Iniziamo così. Vedi, non ho fatto. Praticamente sto video non ho fatto un cazzo. Non ho fatto un cazzo. Però mi sta bene perché l'avevo progettato così. Guarda che bel monte là. Voglio andare verso quel monte là. Perché mi piace. Non ho neanche idee sulla casa, onestamente, se farla. O su un monte, o su il fiume, o sulla prateria. Non ho idea, onestamente parlando, non ho idee. Mo' sta arrivando la sera e io non sono ancora andato a dormire perché io sono coraggiosissimo e non ho paura di niente. Probabilmente adesso incontrerò 40 creeper come minimo. Minimo 40 creeper. Poi di più non lo so. Perché io sto frillino. Ale, faccio l'imitazione del golem di golem di ferro col fiore rosso. E forse qui non lo sanno, ma raramentissimo spawnano nei villaggi golem di ferro col fiore di rosso in mano. È un piccolo easter egg. Se non lo sapevate, ve lo imparo io. E l'ho detto apposta, imparo, non è che sono così ignorante. Vabbè, vedete, mo non ho fatto neanche tagli, sinceramente. Ve lascio quello che c'è, quello che c'è. Un altro buco verso l'ignoto, ma non sarà mai come quello là. E niente, boh, esploriamo ancora un pochettino e vediamo un po'. Qui c'è stata una perdita. Ma non lo so sinceramente, potrei anche, non so, iniziare a dire farm automatiche, vabbè, magari farm automatiche, magari è un po' prestino iniziare a pensare a ste cose, però come diciamo, tra virgolette, inizio per un piano della serie futura, già può andare bene, beh, scusa, non le farete con le farm automatiche. Oh, e io le voglio fare. E che cazzo? Come quella volta lì che feci. Madonna, feci quel video lì del mio server privato dove si potevano duplicare le rotaie con quel bug. Il bug c'è ancora, ho controllato, c'è ancora, non l'hanno ancora risolto. Troppo divertente. Quel video purtroppo non ha fatto molto. Ci speravo che facesse, ma non perché sono affamato di visual, ma semplicemente perché mi piaceva. Cioè, quando l'ho scoperto. Oh, che caro. Oh, una freccia. Rubo frecce, me la fa prendere. No, non me la fa prendere, è bucata, vabbè. Quando ho fatto quel video, speravo di altro perché volevo che questa voce si diffondesse. Così i server mi avrebbero bannato a vita. Però, no, niente. Dimenticatevi quello che ho detto. Comunque, è ancora notte e io sto ancora girando. Uno scheletro voleva farmi la festa, ma io non ho voluto. Non ho voluto. Mi ancora prateria. Mi piacciono le praterie, ma. Un cavolo, oh, salve zombie, salve zombie. No, 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 non voglio niente. Non voglio, no, ho detto di no. C'è pure un ragno, non voglio niente. Non voglio niente. Vedete, non ho neanche messo l'esurpacco o comunque shader. Ditemelo se le volete, perché allora, quando ho fatto quel video creeper, che alcuni mi hanno detto, Davis, non usare la shader laggy. Sì, ma perché avevo forse messo una shader con la mod e quindi laggavo un pochetto, poi c'era qualche altra cosa, quindi laggavo un pochetto, forse se ne ci metto sopra forse trovo una bella shader che non fa laggare, ditemi sempre voi nei commenti, assolutamente, no scheletro, no scheletro, no, no, mi sono incastrato,
Mi ero incastrato. Ho capito, mi ero incastrato. E uno zombie villager. Quelli nuovi. Sono carini quelli nuovi, dai. Solo che io adesso vorrei far passare la notte. Olè, metto qua pollaio. No. Ah! Non sapevo che si potevano mettere i cosi, il letto sulle foglie. L'ho scoperto adesso. Lo scopro che ignorante, cioè veramente che ignoranza. Aia, porco. E mi sa che ho fatto una cappellata. Dovevo dormire quando iniziava ad arrivare la notte. Mo' chi lo trova il posto senza mob per riuscire a dormire? Dai, lo devo trovare, sono ottimista. Forse qui, fa dormire. Mi fa dormire assolutamente, ne approfitto. Devo far passare sta cavolo di notte. Però ci sono zombie che vuole fare la festa. Ma devo asciugare. Ma, vabbè. E vabbè, allora sono scemo. E vabbè, certo, lei che l'hanno dopata. E che ma ha tolto metà vita. E che cazzo di zombie era? Con calma. Oh, con calma. Ma non potevo. Guarda qua quanti focarelli accesi ci sono. Bruciati, maledetti. E i creeper non bruciano, una roba di infame. E quindi niente. Cioè, quando ho portato quel video là dei creeper, era una prova. Io quasi quasi poi lo rifaccio anche un video così. Perché mi era piaciuto farli, dire la mia opinione. E farci, diciamo, tra virgolette, una top. Una topa. Volevo dire una, un topo. Un topo. Perché la topa è la femmina del topo, molto grosso. No, quindi è bellissimo. Molto appassionante. Direi che. Quant'è che sto registrando? 16 minuti. Oh, c'è un altro pupazzo di gnocco. Da 16 minuti che sto registrando. E direi che non ho fatto niente. Ho chiacchierato un po'. Ho chiacchierato con me stesso. No, che cavolo sto dicendo? Ho chiacchierato con voi. Che cavolo sto dicendo io? Ma io mi sono bevuto il cervello. No, sono bevuto. Che volete dietro sto monte? La Madonna, dietro il monte c'è il mare. Però è bello magari. La casa in vista mare. Aspetta che ho la render vista un po' bassa. Aspetta, me la aumento un po'. Guardate che bello, Madonna. Non è neanche un mare. Se vedete un'isola là. Aspetta, che me la ribasso perché frizzo leggermente. Che ho computer potente, no? Potrebbe passarmi anche il frame rate, onestamente, ma vabbè, lo farò poi a Pasqua quando capita. E quindi niente. Boh, come posto non è neanche brutto, però, boh, mi sa che esploro ancora un po'. Lo metto tra le possibilità per farmi la casa. Farmi la casa, lo metto tra le mie possibilità. Un po' di carboncino, vediamo un po' su carboncino. Intanto vi dico, io direi che questo video lo posso concludere qua. Cercherò di portarvi le mie solite serie, cercherò di portarvele, però diciamo, se vi piace come vi porto questa vanilla, possiamo dire, io tra, metti il caso che da un po' che non vedete un mio video, io invece porto una bella vanilla, così almeno non vi lascio a bocca asciutta, non pensate che sia sparito per l'eternità, e se fa qualcosa, beh, non mi piace come, diciamo che questi sono video e mi parano il culo, praticamente, detta proprio, mi va detta, sono video che mi parano il culo. Quindi ditemi nei commenti se vi può piacere l'idea di questa vanilla come non l'ho strutturata. Alla fine non l'ho strutturata, quindi vabbè. Avete capito? Non guardiamo il pelo nel tuorlo del culo delle pecore. E niente ragazzi, quindi ditemi la vostra opinione nei commenti. Mettete il pollice su se vi è piaciuto questo video, non mettetelo se non vi è piaciuto questo video. Commentatelo, ditemi la vostra opinione. E niente, io direi che per ora possiamo dire che è finita. Guarda quante pecore, guarda quante pecorelle, le pecorelle del signore. Aspetta, tac. Pecorelle del signore. No! T'ho detto di mangiarmi il prato.